Ciao, ho fatto un corso per aprire una toelettatura. Gli stessi organizzatori mi hanno detto che nella mia zona non esistono toelettature per cani di taglia media e quindi ho intenzione di aprirne una. Questa è stata la frase che una signora di oltre 50 anni ha detto a mia mamma e quando l'ho sentito mi sono un po' messo le mani nei capelli perché, primo, io non sono esperto di cani, sono un super amante, appassionato di gatti, quindi i cani non sono il mio settore e non sapevo che esistessero toelettature diverse in base alla dimensione del cane. Non sapevo che i cani di taglia piccola avessero una toelettatura e quelli di taglia grande un'altra. E quello che però mi è venuto in mente è che questa signora probabilmente andrà incontro a un fallimento disastroso, perché non ha nessuna idea di come strutturare questo business. Semplicemente le hanno detto che nella sua zona manca questo tipo di attività e di conseguenza ne vuole aprire una. La prima domanda che mi è venuta in mente è questa: come farà a trovare clienti? Sicuramente come 50 anni fa. Lei crede che solo per il fatto di esistere e per alzare la serranda i clienti arriveranno nel suo negozio? Purtroppo, come ti ho già detto in più pillole e ormai penso tu abbia capito, nel mercato di oggi non è così. E quindi cosa succederà tra qualche mese quando non arriveranno clienti, non riuscirà a guadagnare dalla sua attività e arriverà il momento fatidico di fare i conti e rendersi conto che non può continuare così? Succederà come tutti questi negozi che aprono e dopo pochi mesi chiudono. E per cui oggi voglio darti 5 elementi fondamentali che il tuo business deve avere o la tua attività se hai intenzione di aprire per riuscire ad avere successo. Il primo è l'elemento differenziante. Il tuo business deve dare una motivazione ai clienti per scegliere te. In questo caso, effettivamente, questa motivazione c'è, ovvero è specializzata nei cani di taglia media, quindi tutto sommato potrebbe avere un suo perché. Il secondo punto è quello di riuscire a trovare nuovi clienti, perché quando apri un'attività da zero devi riuscire ad acquisire dei clienti, altrimenti come fai ad andare avanti? E questo è uno degli elementi chiave che la maggior parte delle aziende ignora, ma è una di quelle davvero importanti che spostano l'ago della bilancia dal successo al fallimento. Solitamente si fa col marketing, esistono un miliardo di canali, tutti validi, tutti con alcuni pro e alcuni contro, e in base all'attività devi trovare quello giusto per te, ma è la base per iniziare. Ovviamente lo fai appunto tramite il marketing e devi comunicare il tuo elemento differenziante, quindi riuscire a distinguerti dalla concorrenza. In questo caso devi far sapere alle persone che vivono vicino al tuo negozio, alla tua toelettatura, che tu sei specializzata nel trattare cani di taglia media. Terzo, il giusto prezzo. Molti imprenditori decidono il prezzo in base ai concorrenti, guardando un po' quanto il prezzo di chi è vicino, il prezzo di chi è un po' più lontano, magari si informano su internet e fanno un prezzo che secondo loro è giusto ed è una via di mezzo. Questo è un problema e un errore perché il tuo prezzo non deve essere basato in relazione agli altri, ma deve essere basato in relazione a te. Questo è un argomento molto delicato, non riesco a riassumertelo così brevemente, però sappi questo, che potresti suddividere i tuoi clienti in tre fasce: quelli che vogliono spendere poco, quelli che vogliono spendere il giusto e quelli che vogliono sempre il meglio. Per cui dovresti sempre riuscire a offrire tre versioni del tuo prodotto per riuscire a soddisfare questi tre tipi di clienti. Per alcune attività già avviate, basta applicare questa piccola strategia per aumentare il fatturato di tanti punti percentuali. Quarto, devi avere una lista clienti. Questo è anche un errore che fanno praticamente tutti ed è quello di non raccogliere i dati dei propri clienti. Chiunque viene da te ed entra nel tuo negozio deve lasciarti i dati, devi riuscire a raccogliere i suoi dati, perlomeno il numero di telefono o la mail, in modo che quando avrai bisogno di riempire una giornata, perché ad esempio hai giovedì prossimo che non hai nessun cane prenotato, puoi mandare un SMS a tutti i tuoi clienti proponendogli un'offerta speciale per quel giovedì e probabilmente, grazie a un singolo SMS, riuscirai a riempire la giornata. Quindi immaginalo nel lungo periodo e strutturato in una strategia un po' più profonda e fatta bene, che risultati può avere. E tutto questo a costo zero. Quinto, prepara una rendita ricorrente. Fai in modo che un cliente non venga da te solo una volta, ma che venga in maniera continuativa nel tempo. Maggiore le volte che il tuo cliente viene, e più ti farà guadagnare. Questo è ovvio perché tu dici una persona che viene da me 5 volte mi fa guadagnare di più di una che viene una volta sola, però è una cosa che tu devi stimolare. Non aspettare che il cliente ti chiami e ti dica ma ci sei settimana prossima? No, quando finisce il trattamento oggi, fagli prenotare già il trattamento della settimana prossima oppure vendigli un pacchetto che comprende più sedute. Questa piccola tecnica, se applicata in maniera corretta, potrebbe riempirti l'agenda da qui a settimane, per cui mettila assolutamente in pratica. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ti saluto. Ciao! Aggiungo, molti imprenditori credono che il segreto del successo sia quello di acquisire nuovi clienti, perché si sentono bloccati e fermi a causa della mancanza appunto di nuovi clienti. La verità è che spesso non servono, spesso è sufficiente lavorare sui clienti che già hai, fare qualche piccola modifica e il tuo business avrà dei risultati incredibili. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!